appena aperto il supermercato, guardate la ressa. Se n'è andato tutto. Vuoto. Tutte le cose che ho comprato per affrontare la quarantena in Giappone. Ciao ragazzi e benvenuti su questo nuovo video di cultura giapponese. Oggi volevo fare questo video per informarvi della situazione che sto vivendo in questo momento a Tokyo. Oggi è il 26, quindi tra il 23, 24 e 25 a Tokyo sono saliti in modo vertiginoso, per i numeri che aveva Tokyo comunque all'inizio, i casi di coronavirus. C'è anche stato il primo personaggio famoso che è stato annunciato che ha questo coronavirus. Quindi la situazione è decisamente cambiata negli ultimi giorni. Ieri si sono registrati 42 casi e negli ultimi 3 giorni se ne registrano più di 150. Capisco che rispetto all'Italia questi non siano numeri particolarmente significativi, ma dal momento che sono stati tutti riscontrati nella città di Tokyo e considerando la grandezza della città di Tokyo, questi dati stanno veramente allarmando la popolazione. Ieri sera mi sono visto la conferenza stampa che ha tenuto la governatrice della città di Tokyo, Koike, che ha sostenuto questa conferenza stampa in modo speciale, in cui parlava un pochino della situazione e dei provvedimenti che verranno presi da qui in poi. Durante questa conferenza ha suggerito alle persone di non uscire questo weekend. Questo è comunque il weekend in cui ci sono i sakura in fiore, quindi di solito tutti vanno a fare hanami. Ha anche detto chi non ha bisogno di andare al lavoro di lavorare da casa, eccetera eccetera. Le scuole sono state chiuse comunque per quasi un mese, tuttavia c'è da dire che la maggior parte delle scuole hanno tenuto la cerimonia di chiusura dell'anno scolastico. Ieri ho guardato dei programmi TV, hanno fatto vedere comunque la situazione dei supermercati. Adesso che è scoppiata a Tokyo sono tutti lì a fare la spesa. Io mi sa che dovrò comprare un sacco di robe oggi o domani. Madonna. I supermercati iniziavano a essere svuotati, infatti cosa ho fatto? Ho preso e sono andato nell'unico supermercato questa mattina alle 9, proprio all'apertura, infatti con tutta la linea di persone, lo potrete vedere comunque nel video, vi metterò degli spezzoni. Ragazzi, ecco, sono le 9, appena aperto il supermercato, guardate la ressa, pazzesco. Line is starting from here, all the way there. Tranquilli, non c'è niente, ma almeno possiamo comprare il caffè. Non c'è più niente, guardate. Se n'è andato tutto. Non c'è più niente, guardate. Vuoto, vuoto, vuoto. C'è il sashimi, perché ovviamente il sashimi dura un giorno e poi lo butti, quindi nessuno si è messo a comprare chili e chili di sashimi. Namonai. Ho fatto la spesa con tutte le persone per cercare di prendere il più possibile. Ho cercato di prendere riso, pasta, non ho trovato né riso né pasta. E allora vabbè, almeno ho cercato di prendere pollo e riempire il freezer. Non ho fatto la spesa per 6 mesi, ho fatto la spesa diciamo per 2 settimane, giusto per essere tranquillo. Ho anche comprato un pacchetto di carta igienica, che non si sa mai. In questo video comunque vi farò vedere tutte le cose che ho comprato e vediamo. La situazione qui non è delle migliori, tutti hanno paura di una possibile scoppio del coronavirus, anche perché comunque ci sono news da tutto il mondo che stanno arrivando qui in Giappone, la gente inizia ad avere paura e sembra che stia iniziando a prendere dei provvedimenti un po' più seri di quelli che ha preso finora. Il Giappone non ha la cura per curare questo virus, quindi non è che si comportava in modo tranquillo perché era sicuro di avere la cura. Forse, questa è una mia ipotesi, gli standard igienici giapponesi erano molto alti e quindi magari ci ha messo di più a diffondersi, però se in questo momento il virus inizia a diffondersi ci vorrà poco perché arrivi a tutti. Quindi penso proprio che sia arrivato il momento anche per il Giappone di mobilitarsi e cercare di trattenere il più possibile il contagio, perché è veramente rischioso comunque quello che sta succedendo. Non lo so ragazzi, tra pochi giorni esce Resident Evil 3, probabilmente me ne starò a casa a giocare, ho smesso di andare in palestra, adesso mi allenerò da casa e speriamo che tutto questo passi il prima possibile, perché veramente mi sta spaventando, mi spaventa quello che potrebbe succedere ai miei cari, quello che potrebbe succedere ai miei amici, perché io sapete, ho tantissimi amici a Bergamo. Io ragazzi sono davvero preoccupato. Bene ragazzi, adesso vi faccio vedere la spesa che ho fatto, visto che insomma qua c'è l'apocalisse, sta iniziando anche in Giappone, quindi ecco qui la mia spesa, ho speso un centinaio d'euro, no anzi meno, un 8000 yen, quindi un 70 euro. 2,
ancora pane. Poi abbiamo preso del pollo congelato. Questi sono i petti di pollo, mi sembra. Poi abbiamo preso le cosce di pollo congelate. Ancora pollo, un po' di salsicce, patatine fritte. Ecco, cose che io non mangio mai, però sapete, un po' la psicosi mi ha portato a comprare qualsiasi cosa, perché a vedere tutti i giapponesi mi è venuta fame anche a me. Un po' di burro d'arachidi, ecco qui. Alcol, che non può mancare in quarantena, direi. Furikake al gusto sake, anche quindi è salmone, da mettere sul riso. Un po' di riso precotto. Zuppa di miso. Poi qui abbiamo altro pollo. Questo è smoked chicken, quindi è già fatto. Sai, per le evenienze pollo che possono capitare. Poi qui abbiamo questo cognacco fatto un pochino a spaghetto. Sono spaghetti, ma hanno praticamente zero calorie. Poi abbiamo preso un po' di ramen, un altro po' di ramen, questo istantaneo, delle cipolle, ecco qui abbiamo preso tre cipolle che non si sa mai, polpettine di pollo, prosciutto, guardate quanto prosciutto, e per finire dei cereali. Ragazzi, questa è la mia spesa di quarantena. E alla peggio comunque abbiamo anche le proteine in pacchetto così della My Protein. Ecco qui ragazzi tutte le cose che ho comprato per affrontare la quarantena in Giappone. Non ho speso molto per tutto quello che ho comprato, ma sono andato proprio in uno di quei supermercati specifici che rivendono le izakaya. Di ultimo vorrei condividervi questo video di questa ragazza italiana e questo ragazzo giapponese che si sono offerti di dare ospitalità a tutti gli italiani che avessero bisogno magari di una casa perché sono stati bloccati in aeroporto e non hanno modo di poter tornare a casa. Se avete bisogno c'è l'email nel loro video e magari potrete andare da loro, vi possono aiutare. Sono stati molto disponibili, mi hanno chiesto di condividere questo video e lo condivido nella speranza che questo video possa servire a qualcuno di voi. Buon pomeriggio a tutti, siamo Elena Pollero e Koi Ciccino. In questo momento siamo temporaneamente nell'abitazione di famiglia di mio marito a Sanjo, nella prefettura di Niigata. Mi rivolgo a tutti gli italiani qui in Giappone che sono impossibilitati a rientrare nella propria casa a causa delle continue cancellazioni dei voli da parte delle compagnie aeree. È una situazione di emergenza e di difficoltà e quindi tutti gli italiani che sono qui in Giappone, che stanno vivendo una situazione appunto di difficoltà, se avete bisogno di aiuto, qualsiasi genere di aiuto, contattateci all'indirizzo email che vedrete sotto questo video e poi vediamo come arrangiarci. Intanto noi possiamo offrire due stanze che sono qui a casa nostra, nell'abitazione di famiglia, qui a Sanjo, nella prefettura di Niigata. Due stanze sono libere e le possiamo offrire come sistemazione temporanea per chi avesse difficoltà. Se le richieste saranno molte, se ce ne fosse bisogno, inizieremo a coinvolgere non solo tutta la nostra famiglia, i nostri parenti, ma anche amici e quanta più gente possibile disposta ad aiutare gli italiani qui in Giappone che non riescono appunto a rientrare in Italia. もし日本人の方でこのビデオを見て、日本人の方で誰かその困っている人がいたら、ぜひシェアしてみてください。SNSとかFacebookとかでもいろいろ広めてみてください。お願いします。お願いいたします。 Parere mio, sembrano davvero una bella coppia. Dirvi la verità, non mi dispiacerebbe neanche me andarli a conoscere. In ogni caso ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Lasciate un mi piace e speriamo tutti passi presto. Ragazzi, ho preso questa nuova maglia, spero che vi piaccia. Guardate, cioè oggi si è messo a nevicare. Prima chiedevano dei fiocchi giganti, adesso un po' meno, ma freddo puttasca. Tra l'altro io, guardate che look oggi.
Ragazzi, allora, mettersi le Crocs è stata un po' un'idea di merda, comunque, diciamocelo, proprio un'idea di merda. Oggi non voglio ricucinare.